Happy Birthday Barbie! Era il 9 marzo 1959 che nasceva la prima Barbie. Ma perché mai un diversity prof dovrebbe spiegarvi la storia della Barbie? Beh, seguitemi un minutino e capirete il perché. Da prof di lingue voglio fare questo percorso andando ad analizzare gli slogan della Barbie. Prima però bisogna capire che la Barbie nasce per volontà di una mamma, Ruth, che con la figlia femmina voleva ogni tanto comprare qualche regalino, andava nei negozi di giocattoli e trovava sempre e solo o bambole da accudire o comunque cucine. Mentre per i maschietti c'erano pompiere, muratore, qualunque cosa loro volessero fare c'era il gioco che li rappresentava. E allora lei dice: no, io voglio far sognare mia figlia, voglio che lei sappia che da grande può diventare quello che vuole. Beh, i primi slogan erano abbastanza, anzi, erano totalmente legate al mondo del fashion. Il primo fu Teenage Fashion Model. Poi arrivò You're always dressed right in Barbie, cioè se ti vesti come Barbie sei sempre giusta. Ma la grande svolta di ritorno alle origini delle intenzioni della creazione di Barbie arriva nel 1984. We girls can do anything. Chi mi segue da un po' sa che questo Ken ha un potere immenso. Cioè, noi ragazze possiamo fare tutto. Abbiamo la capacità di fare tutto. Abbiamo la possibilità di fare tutto. Abbiamo il talento per fare tutto. Siamo in grado di fare qualunque cosa. Poi, dall'87 al 92, arriva Be what you wanna be. Sii quello che tu vuoi essere. Dopo il 92 arriva You can be anything. Puoi essere qualunque cosa. E tutti questi slogan erano sempre accompagnati ovviamente da dei modelli di Barbie. Beh, dalla prima Barbie, occhi azzurri, capelli biondi, alta, slanciata, bellissima, si passa ad esempio alla prima bambola nera del 68, l'infermiera nel 69, la bambola snodata del 71 e poi le prime bambole nere e ispaniche con il nome di Barbie nel 1980. Arriva la Barbie pilota, l'ammiraglio della marina, medico sergente e il pompiere negli anni 90. La paleontologa, la presidente, l'astronauta, fino ad arrivare al 2015, anno di vera svolta. Arrivano le nuove Barbie con diverse tipologie di corporatura, la curvy, la alta, la minuta, e nel 2019 aggiungono le bambole che ritraggono disabilità fisiche permanenti, fino al 2023 quando arriva la Barbie con la sindrome di Down. E lo slogan è Imagine the possibilities. Immagina tutte le possibilità. Tutte le bambine possono immaginare di essere chi vogliono, di essere chi sentono di essere, di mettersi nei panni di persone adulte che loro hanno sempre sognato. Abbiamo tutti bisogno di essere visti e quindi di poter essere guardati. Se sei guardato, non sei più solo, perché se qualcuno ti guarda, ti considera e quindi esisti. Il compito di noi insegnanti, di noi genitori, di noi adulti è proprio quello di cambiare quest'idea che la diversità faccia paura. E, spoiler, è solo nostra. I ragazzi non hanno paura della diversità. Diamo a tutte le persone che sono attorno a noi la possibilità di essere viste, di essere guardate da noi. Perché ciò che noi diciamo esiste. Ciò che noi non diciamo sembra quasi che non esista.